Supplica ai piedi di lotto di Sri Chaitanya Maprabhu. Mio caro Signore Sri Chaitanya Maprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri se non tu può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Infatti tu sei disceso proprio per aiutare tutte le anime cadute e condizionate. Dire sei disceso a volte ci confonde, ti sei mostrato, ti sei mostrato. Il Signore è sempre presente, ti sei mostrato per aiutare tutte le anime cadute e condizionate. E ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio. Ti prego, posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Sita Takurani, addveta go, sai, sii misericordioso con me, poiché solo grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di lotta, di Sitaitaita e di Sinitianat. Miei cari Svarupa Damodara, Sanatana Gosvami, Rupa Gosvami, Ragunata Das Gosvami, Gopala Bhatta Gosvami, Batta Bhatta Gosvami, Jiva Gosvami e lokanata Prabhu. Vi prego, siate tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me Sri Srivash Acharya Prabhu. Questo Narottama prega e supplica per avere costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kavira. Vamagiana, ti mirandasja, genandža nasala kaya, čak surun militam, genata smaj, seri, gura vinama. Gurave, gora čandraja, radikajeta, dala je, kršnaja, kršnabhaktaja, tad bhaktaja namulama. Na mumavadanja je, kršnabhaktaja, predajate, kršnaja, kršnabhaktaja, čitanja nam je gora dvizenama. E kršnabharuna sindu. दीनबान्धुजगत्पते गोपेश गोपिककान्तरदकान्तनमोऽस्तुते कप्तकाञ्चनगोरङ्गि रादेधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये भजामि रदाम् Smarami Radam रदं Smita तस्यम् वदामि रदं करुणाभरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि वरादिरादे राक्षमम् हरिप्रिये पाहि मं श्रीकृष्णा प्यारि राक्ष मां मुरसि मम् ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री चैतन्यजय नित्यनन्द जयद्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्यजय नित्यनन्द जयद्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्यजया नित्यनन्द Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute, benvenuti al nostro appuntamento con la Sicetania Charitamrita. Siamo ormai alla conclusione del quindicesimo capitolo della Madhya Lila, Sarvabhoma offre il prasada al Signore. Allora qui vediamo la personalità di Secetania Mahaprabhu che pienamente si manifesta. Il suo caro devoto Salvabon Battacharia è un po' perplesso, è un po' confuso non riesce a cogliere pienamente la, la grandezza e la magnificenza del Signore. Ma il Signore scende proprio per mostrarsi nella sua forma eh, più misericordiosa, Namo Mava Daniel. Perciò, disse Siceitania, Amoga, alzati, Amoga, alzati, canti il Mamantra Re Krishna. Se lo fai, certamente Krishna ti concederà la sua misericordia. Allora ne abbiamo parlato tanto ieri, se lo fai, qui, Tante volte diciamo qui è contenuto il segreto. Alcuni diranno, eh ma Cetania Maprabhu ha cambiato il cuore di Amoga. È stato l'amore. Infatti qui non lo obbliga a cantare il santo nome, non lo fa diventare un robot che canta il santo nome. Amoga, alzati, alzati Amoga, canta il santo nome. Se lo farai, alcuni pensano che Krishna o il Maestro spirituale Osimati Radharani possa farci fare ciò che noi non siamo in grado di fare. È vero questo, ma non come pensiamo, come, come pensano quelle persone. È il loro amore, fanno sentire queste persone amate. E quindi se lo fai, se lo farai, se noi lo faremo, non è Krishna, non è Radha, non è il Maestro spirituale che ce lo fa fare. Lo rileggiamo perché è importantissimo questo, perché altrimenti non c'è crescita spirituale. Perciò Amoga, e Amoga l'aveva offeso. Ma Cetania Mahaprabhu non se ne cura come una madre che riceve, non so, un calcetto dal figlio. Sarvaboma è confuso, il grande Sarvaboma. Perciò Amoga, alzati! E canta il Ma Mantra Re Krishna. Non lo obbliga. Non è lui che, lo fa, che gli fa cantare il santo nome. Se lo fai, se tu, se tu decidi di farlo, certamente Krishna ti concederà la sua misericordia. Noi dobbiamo meditare profondamente su queste cose. Perché a volte pensiamo eh? ah, adesso, eh, adesso sono fra i devoti, ho il maestro spirituale, o sono iniziato, è tutto a posto. Ma non è così. Non è così. Nemmeno Dio stesso si Può fare qualcosa se noi non facciamo qualcos'altro. Se lo fai. Se lo fai, se ti alzi e canti a re Krishna, se lo fai e canti a re Krishna, certamente Krishna ti concederà la sua misericordia. Che cosa significa questo? Che se Caitania fa sentire a Moga che è amato. Care devote e cari devoti, noi pensiamo che la cosa più importante sia amare Dio, ma non è così. La cosa più importante è sentirsi amati da Dio, perché senza sentirsi amati da Dio noi non riusciremo mai ad amare Dio, mai. Questo è l'orgoglio dell'essere umano. Nel mondo spirituale tutti sono consapevoli di questo, ma noi in questo mondo pensiamo, eh, attraverso il mio sforzo, la mia devozione, io adesso... Amerò Dio. Questo è, 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 è tutto, cioè lo scopo della Bhagavad Gita è, tu, è, è, è questo, è Krishna, come qui lo fa capire Adamoga, Krishna istruisce Arjuna su questo principio. Noi non potremo mai amare Dio se non ci sentiamo amati da Dio. E qual è la, la verità suprema? È che Radhe Krishna ci amano sempre, costantemente. Non è che non ci amano quando compiamo qualcosa anche di spregevole, come la mamma ama sempre il bambino. Questa è Maya, questa è un'illusione. Allora uno dice, ah, ma allora io ne approfitto? e faccio tutto quello che voglio, tanto Dio mi ama. Sì, però se fai così, come a Moga, tu non riuscirai più a percepire l'amore di Dio. Perché? Perché noi dipendiamo non siamo Dio. E quindi, se non ci poniamo come umili nei confronti del Signore, non riusciamo a cogliere l'amore. Amoga ha offeso Siceitania, per questo è stato affetto dal colera e stava morendo. In quella situazione lì, lui, si è sentito e la e for, la forzatura dell'energia materiale che ci pone in una situazione come Arjuna lo fu lo fu posto da un'altra situazione il fatto di trovarsi a dover decidere se uccidere i suoi stessi parenti e in quella condizione lì il Signore non viene a giudicarlo, a criticarlo, a massacrarlo. Ah, miserabile, peccaminoso. No, gli dice Amoga, Amoga, come sei fortunato. Eh, sei vicino a un grande devoto come Sarvaboma Bhattacharya. Amoga, alzati, canta Re Krishna. Se lo fai, se tu decidi di farlo, non è il maestro che ci, ci obbliga a farlo, non può, perché noi siamo persone. Se tu decidi di farlo, allora Krishna ti concederà la sua misericordia. Quindi, cari devote e cari devoti, alziamoci e cantiamo A Krishna. Se noi non ci sentiamo amati costantemente, ma come fare a sentirsi amati costantemente anche quando sembra che tutto va male, ma soprattutto quando siamo un po' birichini e facciamo qualcosa contro Dio? Come fare a sentirlo? E qui dipende tutto dalla realizzazione della realtà. Della verità che si è ottenuta grazie agli insegnamenti di Guru, Sastra e Sadhu, del Maestro spirituale, delle Scritture e dei Devoti. Allora capiamo che la cosa migliore da fare in qualunque momento è, è cogliere l'amore di Dio. Quindi immediatamente ricambiare questo amore. Questa è la cosa più saggia, è il dono più grande. In realtà noi possiamo amare solo quando ci sentiamo amati. Non è possibile amare senza sentirsi amati. Vi prego di tenere in, in grande considerazione questo. Noi possiamo amare solo quando ci sentiamo amati. Suni, Krishna, Krishna, Boli, Amoga, Utila, Premonmade, Matta, Ane, Nacite, Laghila. Dopo aver ascoltato Sicitanya Mahaprabhu ed essere stato toccato da lui, Amoga, che era sul letto di morte, si alzò immediatamente e si mise a cantare il santo nome di Krishna. In questo modo diventò pazzo per l'amore statico, in uno, uno slancio di emozione, incominciò a danzare. Quando noi avremo questa fortuna? Quando coglieremo questo aspetto? Noi non dovremmo saltare e cantare solo quando ci sentiamo per così dire vincitori. Ah, questa è la vincita, questa è la vittoria. La vittoria apparentemente è la cosa più vicina all'apparente sconfitta. Qui a Mog è stato sconfitto brutalmente, ma proprio questo... È stato l'inizio della sua vittoria. Perché? Perché si è sentito amato da Siceitania. Amogha, e eh, gli mise la mano sul petto. Amoga alzati, canta Krishna. Eh? Non gli disse Mascalzone, ecco, ti meriti tutto questo, te lo meriti proprio, Mascalzone, no. Amoga. Il concetto religioso è stato frainteso completamente, totalmente. Sri Chaitanya Mahaprabhu viene per rivelarci il vero aspetto della religione, della spiritualità e dell'amore. Noi non potremo mai amare se non ci sentiamo amati. Se noi non realizziamo che Sisi Radha e Krishna ci amano costantemente qualunque cosa capiti, in qualunque situazione noi non possiamo risollevarci e, e, e scambiare l'amore con Dio. Non è possibile. Siamo persone. Persone significa qualcosa di individuale, integro, che deve decidere lui. Deve decidere lui. E può decidere solo quando si sente amato. Può decidere di amare solo quando si sente amato. Senza sentirsi amato nessuno può amare. Dove lo prendiamo l'amore per amare se non ci sentiamo amati? Me lo sapete dire? Me lo potete dire? Siete, siete Potete intervenire? Per favore, qualche uno sa dove possiamo prendere l'amore se non ci sentiamo amati? Qualche uno di voi ha una risposta? Eppure la maggioranza delle persone... E anche dei devoti pensano a questo. Ma qui si c'è Tania, ce lo chiarisce. Vi ricordate l'altro giorno l'abbiamo letto, Manusianam Sasresu? Eh? Fra tanti, fra tanti e tanti che si impegnano nella scienza della realizzazione, sono pochi quelli che ottengono di comprendere e anche coloro che, fra, tu, fra migliaia di quelli che comprendono, forse uno solo, riesce a cogliere il vero aspetto dell'amore per Dio. Ma domati, il nostro libero arbitrio è proprio questo, saper accogliere e ricambiare l'amore verso le personalità divine. E la sorgente è sempre la coppia divina se si si rada Cristo. Assolutamente. È una rivoluzione. Sicitania Mahaprabhu ci ha, ci, ha, ci ha portato una rivoluzione, una completa rivoluzione. Ma rivoluzione di cosa se questo è l'aspetto naturale? Eh, lo dice Yadai, yadai Dharmasya. Io vengo! per proteggere i miei devoti, per liberare eh, i materialisti, le, le, i, i, demoni, i cosiddetti demoni e per ristabilire il principio della spiritualità, che è proprio questo il principio. Se non ti senti amato, non puoi amare. Per sentirti amato devi avere un cuore soffice, devi andare al di là degli aspetti esterni, cioè di Maya. Campa, assu, palaca, stamba, sveda, svara, banga, prabu, assede, chitara, premera taranga. Mentre danzava in un sentimento di amore estatico, allora un attimo prima. Stava morendo di colera, distrutto dal suo senso di colpa. Eh? Bl blasfemato da, da Sarvaboma Bhattacharya. Eh? Se morisse, se morisse, ma è un Bramana, allora non può morire. Era confuso, tutti confusi. E adesso mentre danzava in un sentimento di amore statico Amoga manifestò tutti i sintomi dell'estasi tremiti, lacrime, gioia, rapimento, sudorazione e, 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 e la voce che si spezzava vedendo queste onde di emozione statiche si c'è Tania ma comincia a ridere come una mamma eh? bambino mio ma non ti preoccupare dai sorridi allora il bambino, eh, vedendo la madre così gioiosa, così piena d'amore, sorride, si mette a cantare e lei ancora più felice. Pensate che semplicità. Ci sono degli individui che complicano tutto, riempiono tutto di filosofia astrusa, di regole e, e cerimoniali. E così coprono la bellezza dell'amore. È così semplice, però è semplice per i semplici. Dobbiamo ritrovare un cuore puro. Qui non è questione di, di accessori esterni. Eh? Vado a bagnarmi nelle acque sante, prendo la, la sostanza. Queste sono supporti, sono mezzi, ma non possono offrirci ciò che non desideriamo di fare. L'amore è un rapporto personale, è una decisione personale. Qui si cei dice, dice ad Amoga: prendi questa decisione di cogliere l'amore per Dio l'amore che Dio ha nei tuoi confronti. Amoga, prendila, se lo fai, e Amoga, proprio ispirato da questo amore illimitato di secetania, lo fa. Tutti noi lo possiamo fare, tutti noi possiamo decidere adesso, anche in questo istante, di cominciare a farlo. Prabura ciaranna dare carai vinaia vinaya, aparada samamore prabu doia maia. E allora Amoga si gettò ai piedi di lote del Signore e disse umilmente: Oh Signore misericordioso, ti prego, perdona le mie offese, la mia stupidità prodotta dall'ignoranza dal buio dall'inconsapevolezza del fatto che tu mi ami costantemente e cacciara, mucche tomara carino nindane etabalia panagale ciadaia a pane non solo Amoga supplicò il Signore di perdonarlo, ma cominciò anche a schiaffeggiare le sue guance, le sue guance dicendo, con questa bocca ti ho insultato. Questo va bene, eh? ci deve essere la revisione, ma questo va fatto dopo, dopo aver colto l'amore. Non va fatto prima, perché prima non serve a niente. Non, non serve a niente dire mia colpa, mia colpa, mia colpa, e poi continuare. Quindi prima noi dobbiamo cogliere, renderci conto del di quanto Radha e Krishna ci amano. Costantemente, indipendentemente, sia che mi avvolgi nel tuo abbraccio d'amore o mi spetti il cuore lasciandomi, non apparendo davanti a me. A me. Ieri sera l'abbiamo letto che Krishna è un birbante e tu resterai sempre, sempre, il Signore della mia vita, perché io vivo del tuo amore. Ci dite, ci dite. Gola pulaila ate, dari, gopinata charya. Di sedila. moga continuò a schiaffeggiarsi il viso. Allora, alla fine, gopinata charya lo fermò, tenendogli le mani. Prabu avasana, care sparsi, taragatra. Sarva boma, sambande, tumi, mora snea patra. Poi si cetania ma, Prabu col tocco. Delle sue mani calmo a moga e come la carezza della mamma al bambino, tranquillo, eh? bambino mio, mio amato, tranquillo. E gli disse: Come genero di Sarvabon Battaciarya, tu sei oggetto del mio affetto. Questa è la famiglia. Eh? Nella famiglia tutti sono amati, ma la famiglia di Dio è tutta, non è, non è solo Sarvaboma, è... tutti possono entrare, ma la decisione spetta a noi. Non è un miracolo, non è una magia, spetta a noi entrare nella famiglia. Sarvaboma griedasadasi, ie cucura, se amora pria anya, giana raudura. Tutti coloro che vivono nella casa di Sarvaboma Batacaria mi sono molto cari, anche le domestiche i servitori, e perfino il suo cane. Che dire dunque dei suoi parenti? Questo ha un significato molto profondo. Noi abbiamo bisogno dell'associazione di coloro che hanno colto questo. Chi sono i devoti di Dio? Coloro che si sentono amati da Dio. Quando noi entriamo in questa famiglia, che sia quella di Sarvaboma, che sia quella di Adrieta Charie, che sia quella di Nityananda, di Gadadar, di Srivas, eh, dei Gosvami, di qualunque, quando entriamo in questa famiglia, no? allora il Signore cosa dice? Mi sono molto cari, perché hanno la, la possibilità di rendersi conto dell'amore di, di Dio, proprio dovuto al fatto che in associazione con i devoti il nostro cuore incomincia a cambiare. Quindi non scambiamo più l'illusione per realtà e la realtà per illusione, ma vediamo le cose come realmente sono. A paradanai sadalao Krishnanama, prabu eh, da, e tabali prabo ailasarvabho mastana. Amoga, siccità adesso, da la sentenza, eh, offre uh, come si dice, la formula per stabilizzare questo, perché. Essendo individui individuali, noi possiamo sia andare verso la luce, ma anche ridare un'occhiata al buio. Amoga canta sempre il Ma Mantra Re Krishna e non commettere altre offese. Non usare la tua bocca, i tuoi sensi. Il buio, ma per la luce. Dopo aver dato questo insegnamento semplicissimo da moga, dice la mamma al bambino: Hai visto? Hai visto i tuoi capricci cosa combinano? Hai visto? E allora prometti alla mamma che non, non fai più i capricci? Eh? Prometti che sarai sarai bravo? È questo. Il Signore non è mai sopraffatto da qualunque attività che l'essere vivente possa compiere. Non pensiamo che ci sia qualcosa che, che vada al di là della misericordia del Signore, perché non è così. Come la mamma per il piccolo bambino, noi siamo tutti piccoli bambini. Non è mai... E anche quando il bambino ne compie tante, 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 a un certo punto lei interviene. E gli dice: Hai visto qual è il risultato? Ti piace vivere così? Ti piace? Allora, promettimi, promettimi. No? Vedi come è bello adesso essere insieme abbracciati. Promettimi che non farai più i capricci. Per non farli più, devi coltivare il bene, cantare Krishna. Quindi dopo aver dato questo semplice insegnamento da Mogasi, Chaitanya Ma Prabhu, andò da Sarvaboma Bhattacharya. Prabhu Dechi Sarvaboma, Darila Charane, Prabhu Tandre Alinghia Vasila Sane. Sarvaboma anche lui, è un altro bambino. No? è un altro bambino. Adesso vediamo come la mamma, è, si dice Tani Mahaprabhu, cerca di, di, di riportare Sarvaboma dopo questa tempesta alla serenità. Vedendo il Signore Sarvaboma battaciare si precipitò a toccare i suoi piedi di loto. A, vo a sua volta il Signore lo abbracciò e si sedette. Prabu kae, amoga shisu kiba taradosha, kene, a Pavassa cara, kene, cara rosa. Sicetania maprabu tranquillizzò Sarvaboma dicendo: Bambino mio, stai tranquillo, non è successo niente. Eh? Perché tutto questo grande fracasso? Per una sciocchezza così. Se noi diamo troppa importanza al male, è come che pensassimo che il male so può sopraffare il bene. Ma il devoto è colui che coglie, capisce che l'amore è sempre superiore. Guardate che questo capitolo, come tutti del resto, è molto importante questa storia in particolare. Siamo noi che diamo importanza, siamo noi che rendiamo il nostro nemico ancora più nemico e ancora più grande, così come possiamo renderci conto di quanto Sisrada e Krishna ci amano. Dipende da noi. Noi siamo liberi, loro non ci obbligano, non ci costringono perché altrimenti non ci sarebbe un libero scambio. Dopotutto, caro Sarvaboma, Amoga, tuo genero, è ancora un bambino, è un cuccioletto. Che colpa ne ha? Perché stai digiunando? E perché sei così in collera? La mamma. Eh, casomai, con il fratello più grande del bambino che ha fatto i capricci, ma dai, tuo fratellino, ma stai tranquillo perché, perché sei così agitato? Pensate quanti disastri anche nelle relazioni fra anche fra di noi devoti succedono per questa incapacità di cogliere l'essenza e andare sempre a prendere dalla nostra cosiddetta intelligenza eh? dal nostro cosiddetto buonsenso ma quale buonsenso? il buonsenso sta sempre allora la cosa più semplice volete la formula della semplicità assoluta però per, per Cogliere questa formula bisogna avere una forza, cioè una come si dice, una purezza e una forza illimitati. E qual è questa formula? Tutto è puro amore di Dio, di Sisi Rade Krishna, nei nostri confronti. Tutto. Perché è così realmente. altrimenti il male può sopraffare anche Dio. Allora, prima o poi dobbiamo decidere cosa credere. Ma per cogliere questo aspetto, e qui ce lo spiega in tutti i modi, per coglierlo bisogna avere un, un cuore molto forte, molto puro, altrimenti restiamo abbagliati. Perché c'è la prova. No? Ma noi riusciamo a stare stabili durante la tempesta? Quante volte abbiamo visto il sereno tornare dopo la tempesta? E quante volte ci ricadiamo? Perché? Perché siamo tiepidi. Allora come fare a rinforzare il cuore? Gliel'ha appena detto Siccetagno. Alzati a moga, alziamoci e cantiamo il Santo Nome. Il canto del Santo Nome non è semplicemente un mantra, ma sono le parole d'amore del bambino alla mamma. Sì, mamma, mi sono, eh, sono accorta del tuo amore scusami sono così, così birbante no? non è che basta mettersi lì a re krishna re krishna krishna Krishna, e lasciare la mente nel, nel limbo nel brahman dobbiamo siamo persone no? allora questo canto come, come Peramoga cancella tutta l'illusione e vediamo la realtà. Vediamo realmente chi siamo: siamo un'anima eterna, sacitananda. Le coperture sono temporanee, dopo la tempesta torna sempre il sereno, le nuvole se ne vanno e torna il sole. La, con la condizione naturale al di sopra dello strato delle nuvole, siete mai andati in aereo? Eh, penso che quasi tutti siete andati in aereo. Vi siete resi conto che all'altezza dell'aereo non ci sono nuvole? Mai, mai e poi mai e poi mai. Le nuvole ci sono solo quando l'aereo decolla o quando atterra, a una, a una certa altezza. Ma l'aereo di solito vola a un'altezza dove non ci sono mai nuvole. Allora bisogna volare a un'altezza alta. E questo è possibile solo con un cuore puro, con un cuore forte. Ma se noi vogliamo basso, siamo sempre a, ad osservare l'esteriorità, le, saremo sempre confusi e diamo la colpa a qualche duna, a qualcosa. Eh, pensate quanto è semplice e noi così intelligenti, così esperti, non riusciamo a capire la semplicità. Cetania Maprabut tranquillizzò Serva Boma, che era tutto distrutto, pronto a morire, pronto a togliersi la vita, lo distruggo, il bastone, la rabbia. Serva Boma Dopotutto è tuo genero, è ancora un bambino, che colpa ne ha? Perché stai digiunando? Perché sei in collera? Pensate, la mamma, tranquillo, è solo una, una birichinata. Mamma mia, distruggiamo, ma non possiamo distruggere niente, no? Sconvolgiamo il mondo per delle stupidaggini. E questo è, il, è, è, è la manifestazione della nostra piccolezza e pochezza. Utta snana cara deka gia gannata muca, sigra asci bogiana cara, kabe mora suka. Alzati, alzati anche tu, caro servo boma, vai a fare il bagno, vai a vedere il volto del Signore gia poi torna per il pranzo. In questo modo mi farai felice capite questo è cetania maprabu invece noi vogliamo la giustizia sì punisci quell'altro punisci amoga è un mascalzone invece glorifichiamo sarvaboma e sarvaboma è il santo no qui si cetania è la mamma è l'amata è l'amore personificato, offre l'amore a tutti. Mamma mia, quando è che capiremo questo? Quando? Quando? È il nostro desiderio di, di far pagare ai cattivi e, e di elogiare troppo i buoni, e così creiamo la dualità. Ma lo sapete quante volte questo è successo, soprattutto con la cosiddetta religione? E che vogliamo continuare a fare questo? Tavat, rahiba, ami, vasia, yavat prasada, asia. Rimarrò qui finché non tornerai a pranzare con i resti del cibo del Signor Giannara. Pensate che sensibilità. Sarvaboma vorrebbe prendere i suoi resti, ma il Signore non si pone come speciale, superiore, eh? fino a quando prenderà i miei resti. No, i resti del Signor Giacome. Questo è il cuore, è il cuore vero. Prabhupada, Dari, Batta, Carie, Lagila, Marita, Moga, Tare, Kene. Giahila afferrando i piedi di loto di Sicetania maprebu Battaciaria disse, oh ancora non si è arreso, eh? ancora i, i, la febbre è forte. Perché hai riportato Moghi in vita? Sarebbe stato meglio che morisse, capite? Non è semplice neanche per i grandi santi capire queste cose. prabhukai amoga shishu tomara balaka balaka dosha nalaya pita tahate palaka se cetaneo ma pro amoga è un bambino è anche tuo figlio mamma mia eh? che ignoranza questo mondo proprio maya ci copre totalmente il padre non prende molto sul serio le colpe del figlio, il padre o la madre specialmente quando lo mantiene. Ebe Vaishnava aparada, Tara upare ebe karai Prasada. Ora che è un Vaishnava non ha più colpe. Ora che è diventato, come ha fatto a diventare un Vaishnava? ha preso un'iniziazione, ha fatto una cerimonia, come ha fatto a diventare Vaishnava? Quando Cetani ha detto alzati a Moga, cantare Krishna, se lo fai Krishna sarà molto felice, questa è l'iniziazione. Ora è diventato un Vaisnava, non ha più colpe. Puoi concedergli la tua misericordia senza esitare. Capite? Deve istruire anche la grande personalità. Perché questa energia materiale è così forte che illude anche le grandi personalità. Anche, eh? i grandi devoti che hanno tanta associazione, non è facile comprendere queste cose. È per quello che il nostro cuore deve essere molto puro, molto fermo. Battaccae, cialapravo, isvara darasane, tandramuni, asiccion e cane. Sarvaboma disse, ti prego mio signore, Vai a vedere il signor Zaganath. Dopo aver fatto il bagno ci andrò anch'io e poi tornerò a casa. Prabhu Kai, Gopinata Iani Rahiba, Innu Prasade Paille Varta Amake kaniba Caiba. Allora si Ma Prabhu disse a Gopinath, rimani qui. E viene a informarmi quando Sarvabomo Bhattacharya ha preso il prashada. e eh, lui si preoccupa. E tabali Prabu gela Isvara Darsane Bhatta Snana Darsana Kari Karila Bhojana. Dopo aver detto queste parole. Sicetane Amaprabhu andò a vedere il signor Jagana, servavamo Bhattacharya, terminò le sue abluzioni, andò a vedere il signor Jagana e poi tornò a casa per il pranzo. Seya Moga Heila Prabhura Bhakta e canta, preme, nace, Krishna, nama, Laia, maa, santa. Dall'ora Moga, da allora Moga diventò un puro devoto di Sicetania Maprabhu. Allora preferiamo cre crearci dei nemici eh? perché desideriamo che chi ha sbagliato paghi oppure aiutare a trasformarsi in un amato devoto del Signore che può dare soddisfazione al Signore. Da allora Moga diventò un puro devoto di Sicetania Mahaprabhu, danzava in estasi e cantava in pace il santo nome di Krishna, dando grande piacere al Signore. Aicce, Citra, Lila, Kare, Saciranandana e i che Sune, Tandra, Bismaya, Ayamana. In questo modo Ma Mahaprabhu compì i suoi vari divertimenti. Chiunque ne sia testimone, o ne senta parlare, resta davvero stupefatto. Cosa significa? Che noi dobbiamo prendere ispirazione da queste cose. Questo è il sentimento che noi dobbiamo cercare di sviluppare. Per, almeno chi desidera seguire qualche qualcheduno può avere sentimenti diversi, no? ma chi desidera. Seguire le orme di Siceitania, di essere un'amata un ancella di Simati Radarani, deve, seguire, deve cercare di seguire questo. Aice batta gri e care bogiana vilasa, tara maddi amana citra cerit prakasha. Così Siceitania ma si compiacque di mangiare a casa di Sarvaboma Batacaglia, in un solo divertimento si manifestano molte attività meravigliose. Aribo Madusudan. certo, e è proprio quello che, come dicevo all'inizio, e questo è l'insegnamento che Krishna ha dato anche nella Bhagavad Gita. Non è tanto provare ad amare Dio, perché noi non potremo mai amare Dio se non ci sentiamo amati prima da Lui. Dove possiamo prendere l'amore se non ci sentiamo amati, vale a dire se non abbiamo amore? Avere amore significa sentirsi amati. Non è possibile. Noi non siamo l'origine dell'amore, ma l'origine dell'amore sono Sissi Rade Krishna. Qual è la religiosità, la spiritualità più elevata? Comprendere. E questo è il sentimento di Vrindavana, che tutto è amore, che tutto serve per condurci all'amore. L'ultimo verso. Sarvaboma gare e i Bojana Charita, Sarvaboma prima Andra Aila vi dita. Queste sono le particolari caratteristiche dei divertimenti di Sicceitania. Il Signore mangiò nella carne di Sarvaboma e in questo modo l'amore di Sarvaboma per il, 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 per il Signore diventò noto a tutti. Va bene, eh, beh, ci, sì, ci sono due versi per finire il capitolo, lo finiamo, così domani inizieremo il capitolo, il tentativo del Signore di andare a Vrindavana. Satira mata, matara prema ara prabura prasada bhakta sambande yata xamila Aparat. Ho così parlato dell'amore statico della moglie di Sarvaboma, che è conosciuta come la madre di Sati, che è, è la madre di Sati, è la moglie di Sarvaboma, la madre di Sati, Sati, e era la moglie di Amoga. Ho parlato anche della grande misericordia che Sicitania Mahaprabhu manifestò perdonando l'offesa di Amoga. Ciò accadde. Grazie alla relazione che Amoga aveva con un devoto, lila sune Eijana, cerana. Allora, qui non è solo una questione di, 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 di nascita, cioè di parentela intesa a livello sociale, no? Entrare, cioè associarsi con i devoti cosa vuol dire? Il desiderio di avere, di sviluppare la devozione. Questo è ciò che ci mette, ci, ci fa entrare nella famiglia di Dio. No? Quando uno ha questo desiderio, allora può accettare la misericordia di Sicetania. Altrimenti sono parole al vento. Per esempio, Krishna non incominciò ad istruire veramente Arjuna fin tanto che Arjuna non accettò l'abbandono. La, 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 eh, no? Allora abbiamo visto che qui a Moga, eh, dovuto alle circostanze, è arrivato proprio in quel momento. E Sicetania Mahaprabhu non l'ha punito ulteriormente ma gli ha dato la possibilità alzati canta re krishna se lo fai tutto è risolto e lui grazie proprio a questo fatto che in sé aveva il seme della realtà associandosi con i devoti l'ha fatto Shadda, cari, lila, sune, Eijana, cira, paia, sicetania Cerana. Chiunque ascolti questi divertimenti di siceitanya, maprabhu, con fede e amore, con fede e amore, raggiungerà certamente molto presto il rifugio dei piedi di lotta del Signore. Questa è la fortuna di far parte, di desiderare di far parte di questa famiglia. Questa è l'associazione con i devoti. Chiunque ascolti questi divertimenti di Sicilitania con fede e amore, non con eh, desiderio di analisi, di, di comprensione eh, teoretica, no, con fede e amore, raggiungerà certamente molto presto i piedi di loto di, del Signore, pregando ai piedi di Rupa e Ragunata sempre desiderando la loro misericordia. Io Krishna Das narro la siccità nella Amrita seguendo le aurore. Bene, domani inizieremo questo nuovo capitolo meraviglioso, il sedicesimo, il tentativo del Signore di andare a Brindavan. Buona giornata a tutti, grazie infinite per la vostra preziosa associazione e rade rade, a domani.